Michel, benvenuto. Sei arrivato ad Assisi in bicicletta alla fine del tuo servizio in Vaticano come guardia svizzera. È solo una tappa del mio viaggio verso la Svizzera. Rendere grazie per il servizio per il Santo Padre in Vaticano per 2 anni e mezzo, ma anche un modo per noi lasciare Roma, staccarsi in modo un po' più dolce, più spirituale del nostro servizio, che è molto intenso. È un'esperienza molto forte, per questo tante guardie hanno come tradizione di tornare di solito a piedi tramite la via Francigena verso casa in Svizzera. Io invece ho scelto di tornare in bici perché avevo solo 20 giorni a disposizione, ho deciso di passare prima ad Assisi, quindi anche di più la vita di San Francesco, di venire a pregare fino a lui, questo luogo che è famosissimo nel mondo per la vita di questo santo, che è anche stato scelto dal nostro Papa. Era importante di venire qua per pregare per lui. Senti di poter dare un messaggio, un augurio a dei giovani che cercano il Signore attraverso l'esperienza di Francesco? Io credo che San Francesco è un grande santo perché ha dato tutto a Cristo. Questo secondo me manca un po' in questo mondo. Ho scoperto che chi dà tutto, chi si affida pienamente a Cristo, riceve tanto dalla provvidenza. Quindi auguro a tutti di avere il coraggio di veramente chiudere gli occhi e dare la possibilità a Cristo di agire nella nostra vita.